Pamela Camassa è una modella, showgirl e attrice, nata a Prato nel 1984. È la vincitrice della prima edizione del programma di Maria De Filippi Amici Celebrities. Anche se si potrebbe pensare che la sua fama derivi esclusivamente dalla sua relazione ormai decennale con l'ex GFino Filippo Bisciglia, in realtà la bella toscana ha iniziato la sua carriera a soli 16 anni, con un ruolo nel film Via del Corso di Adolfo Lippi. Appena diciottenne è stata incoronata Miss Mondo Italia, ma non ha partecipato alla fase finale del concorso di bellezza planetario che in quell'edizione si teneva in Nigeria, per stigmatizzare il pessimo trattamento che le donne nigeriane continuavano a subire nel loro paese. Dopo aver conquistato il terzo posto a Miss Italia, ha intrapreso la carriera televisiva al fianco di Carlo Conti, né I Raccomandati e successivamente né I Migliori Anni. Il sodalizio della Camassa con il presentatore più abbronzato d'Italia si è rinsaldato nel 2012, con l'apprezzata partecipazione a Tale e Quale Show. Nel frattempo ha recitato sul set di Un'estate al mare di Vanzina e di Cencincina di Lamberti ed è entrata nel cast della serie I Delitti del Barlume, tratta dai fortunati romanzi dello scrittore Marco Malvaldi. Ha condiviso l'avventura di Amici Celebrities con il suo partner Filippo Bisciglia.